Buongiorno Smart Italia, benvenuti alla nostra rassegna dedicata al Formez che non si ferma, all'Italia che non si ferma, ma soprattutto che ha voglia di ripartire apprendendo delle lezioni avute in questo periodo. Oggi siamo con la nostra collega Laura Ciattaglia, responsabile di due progetti con la Regione Calabria. Laura, buongiorno. Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti. Ecco, abbiamo dovuto adeguare le nostre attività a questo periodo di fermo totale. Che cosa abbiamo appreso in questo periodo e che possiamo portarci oltre nella nostra prassi di lavoro nel futuro? Adesso inizierà questa fase 2. Ecco, quali sono le lezioni che abbiamo imparato? Ma a mio parere sicuramente molte, nel senso che l'emergenza sanitaria ci ha improvvisati tutti un po' smart workers, per cui ci siamo dovuti organizzare anche abbastanza rapidamente e velocemente. E devo dire che in Calabria le cose stanno andando abbastanza bene, nel senso che uno dei due progetti che seguo, in particolare quello che riguarda l'attuazione del PAC, va avanti piuttosto regolarmente, insomma, riusciamo a fare molto a distanza, anche senza la presenza fissa in regione. L'altro forse ha risentito un pochino di più, degli effetti di questo blocco che abbiamo avuto, perché è un'attività di formazione diretta ai dipendenti della regione, quindi normalmente è svolta in aula. E rispetto a una fase iniziale un po' di incertezza, per cui non sapevamo bene nella tempistica, nell'evoluzione, insomma, della situazione, nella prospettiva di una ripresa, ci siamo un attimo fermati. Poi abbiamo iniziato a fare una riflessione per capire come, proseguire comunque le attività. E abbiamo optato chiaramente per una, diciamo, formazione a distanza o informazione in questo caso. Abbiamo la prossima settimana il primo webinar dedicato proprio allo smart working, quindi un approfondimento della normativa e a una, diciamo, illustrazione anche di quelli che sono gli strumenti che possono essere utilizzati in questa fase, facendo tesoro anche della nostra esperienza, diciamo, interna come Formez. E quindi stiamo cercando, come dire, di riconvertire un pochino le attività in questo senso. È una, diciamo, un po' una sfida, vediamo come andrà, però nelle intese con la regione e con il referente del progetto c'è appunto questa disponibilità a cercare di fare tutto quanto possibile a distanza, perché si può, di fatto. Ecco, quindi una volta effettuata questa riconversione, manterremo anche questa modalità online, eviteremo delle missioni, eviteremo dei viaggi, eviteremo di inquinare l'ambiente, cioè ci sarà comunque un incremento delle attività online adesso che abbiamo imparato che si può lavorare anche a distanza, anche con una regione molto distante, da Roma come la Calabria. Beh, sicuramente sì, diciamo che l'attività da questo punto di vista è cambiata parecchio con l'emergenza sanitaria, perché prima c'era una presenza, diciamo, forte, anche fisica in regione, per cui c'erano parecchie missioni, parecchi spostamenti. Chiaramente tutto questo ha fatto sì che venissero utilizzate altre modalità, altri strumenti, videoconferenze, Skype, Webex. Stiamo utilizzando un po' di tutto, WhatsApp, insomma, di tutto un po', però sicuramente questo potrà portarsi anche in futuro, nel senso che dalla necessità nasce un'opportunità e abbiamo verificato appunto che le cose si possono fare anche con un certo risparmio e per certi versi una semplificazione, nel senso che molto spesso questo diciamo dialogo online virtuale
Se dal punto di vista tecnico può complicare il rapporto, ma dal punto di vista, come dire, lavorativo e umano, a mio parere lo semplifica perché focalizza sui temi principali, lascia indietro tutto ciò che non è essenziale. In più, a livello familiare, a livello trasporti, ambiente, che non è poco, insomma, io peraltro vivo direttamente questa situazione abitando fuori Roma, per cui è chiaro che c'è una maggiore facilità di dialogo e di connessione con gli interlocutori in generale. Benissimo, quindi dialogare a distanza si può, poi non è detto che le missioni saranno del tutto eliminate, ma sicuramente una grossa parte del lavoro la possiamo fare a distanza senza perdere l'efficacia delle nostre azioni. Laura, grazie. Buona giornata. Grazie a te, Claudia. Altrettanto. Ciao.